abbiamo qui con noi il professor Enrico Alleva, che riceverà stasera il premio per la divulgazione. Professore, lei ha avuto la fortuna e l'onore di collaborare con dei premi Nobel del calibro di Rita Levi-Montalcini e Giorgio Parisi. Tutti loro hanno perfezionato i loro studi a partire dagli animali. Cosa ci può insegnare il mondo animale? Il mondo animale ci insegna anche come funziona la fisiologia e la patologia della specie umana. Avendo lavorato per decenni all'Istituto Superiore della Sanità, ho usato molto i modelli animali e gli esempi animali proprio per capire malattie. Da etologo mi sono occupato delle malattie di tipo psichiatrico o dei disturbi dello sviluppo mentale dei bambini. Volendo fare una domanda che in realtà è quasi una provocazione, c'è qualcosa in cui sono superiori loro all'essere umano? Alcune capacità sensoriali sono straordinariamente più sviluppate negli animali. Pensiamo al sonar dei pipistrelli, alla capacità di vedere i colori nello spettro dell'ultravioletto, che hanno tanti insetti, le api, ma anche gli uccelli come i colombi. Per non parlare di quei suoni acutissimi, ma anche di quei suoni a bassissima frequenza che solamente elefanti, balene e cani riescono a sentire. Di recente avete ripubblicato il libro La mente animale con la prefazione di Andrea Camilleri. Com'è nata questa collaborazione con il papà di Montalbano? Era un ottimo collega etologo, Andrea Camilleri, molto curioso degli animali, e la mia vita è stata costellata di letterati, anche Josip Brodsky, che ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura l'anno dopo di Rita Levi-Montalcini, girava per Roma e parlavamo, mi ha introdotto ad alcuni poeti. La stessa Rita Levi-Montalcini era molto legata ad artisti, poeti, letterati, il suo salotto era pieno di umanisti. Quindi è venuto spontaneo conoscerci, Roma è piena di salotti e salottini, e per tanti anni siamo rimasti legati. Lui era soprattutto affezionato a un pappagallo che si chiamava Peppe, e quindi era un pappagallo che non c'era più per problemi di età, ma su cui aveva tante curiosità ed era uno dei nostri temi. E poi era un uomo molto piacevole. Onestamente lui e la sua straordinaria famiglia, sua moglie Rosetta, insieme a mia moglie, siamo stati molto legati. Ho letto qualche estratto di qualche sua opera e mi è venuto immediatamente un paragone. Si può dire che l'etologo è quasi a metà strada tra uno scienziato e un poeta? In alcuni estratti mi sembra quasi di vedere un romanziere più che uno scienziato. Io la ringrazio, però dare del romanziere a uno scienziato significherebbe che la mia scienza è un po' raccontata. No, nel senso volevo intendere dei tratti poetici, di quando parla degli animali, delle narrazioni che le fa, sembrano veramente delle poesie, dei ritratti, uno spirito appunto da letterato, uno spirito romantico. Vengo da una famiglia, peraltro mia madre è napoletana, di letterati, e quindi certamente anche studi classici, quindi certamente ho avuto grande rispetto per saper tenere la penna in mano, come diceva mio nonno. Io credo che tutti i naturalisti, i botanici con i loro fiori, gli entomologi con i loro insetti, ma anche i geologi con le loro gemme, i loro cristalli, le loro pietre, siano tutti in fondo un po' poeti. Anche forse un po' pittori. Alcuni naturalisti sono stati anche degli ottimi disegnatori. Io non sono particolarmente portato, però molti naturalisti sono pignoli, ossessionati della qualità anche grafica e pittorica delle immagini delle loro pubblicazioni. Lo stesso Carlo Darwin
era ossessionato e molto legato alla qualità, all'espressività di tutte le immagini dei suoi libri, anche se poi la parte scritta era importante, ma le immagini che accompagnano un testo scientifico rimangono sempre qualcosa di importante. Oggi si vive di grafici, tutti un po' uguali l'uno all'altro, e questo non è necessariamente un bene. Solo le copertine di alcune riviste ancora sono molto belle qualche volta. Lei ha all'attivo centinaia di pubblicazioni scientifiche, ha collaborato spesso con radio, TV, ha strutturato la trasmissione Geo e Geo. Qual è lo spazio che la cultura e la divulgazione scientifica hanno oggi, soprattutto sui mass media mainstream, quindi soprattutto la televisione, e soprattutto lo spazio è troppo poco e cosa fare per migliorarlo, per aumentarlo? Geo e Geo è stata una straordinaria occasione con persone, con degli sconosciuti allora come Mario Tozzi, Roberto Battiston, Elisabetta Wieselberg, la squadra, chiamiamoli, dei miei garzoni di allora. Quello che è successo è stato che c'è stata una grande potenza con la televisione a colori e poi anche con i media. Facebook presenta tantissimi filmati di animali. Devo dire che i testi, c'è un mondo giornalistico, mi dispiace parlare con una professionista come lei, che è molto variabile nella qualità dei testi, e quindi i tecnici qualche volta trovano qualche brutto errore. Però va detto che molto spesso noi tecnici ci esprimiamo in una maniera che è difficile. Però adesso con l'epiteto, il nome di terza missione, ci si è resi conto che anche nel mondo delle università e della ricerca il saper offrire la propria scienza in maniera che il cittadino comune sia in grado di apprezzarla, comprenderla, e con l'impresa della citizen science addirittura di far partecipare direttamente i cittadini alle ricerche, è diventata anche questa una priorità. Per la mia generazione andare a Maurizio Costanzo Show era una cosa che non tutti mi perdonavano. Qui.